La violenza di genere costituisce una tipologia di reato in costante espansione, ma anche di continua attenzione sociale. Per questa ragione, la scuola, in qualità di agenzia educativa, non può restare indifferente. Molto spesso l'aggressore vive in famiglia. È importante saper cogliere in tempo quei segnali di allarme. Da qui la necessità di offrire un momento informativo con un convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Don Bosco di Cantinella a Corigliano Rossano, dal titolo La violenza di genere, in casa con il nemico. Io ritengo che questo fenomeno ormai è diventato un'emergenza nazionale. Da nord a sud, da est ad ovest, assistiamo continuamente a fenomeni. Da Domodossola a Canicattì, passando da Bologna a Roma Latina, Cassano, Corigliano, Lamezia e Reggio Calabria, e attraversando tutti gli strati sociali, perché come rei ritroviamo pensionati, imprenditori, disoccupati e persino uno studente con un'età che va da 60 a 40 anni a 30, ma anche a 18 anni. Quindi si rende necessario affrontare questa tematica. La scuola, dicevo, nel contrastare e combattere questo fenomeno ha un'arma potentissima, che è quella dell'educazione, e noi intendiamo educare i bambini sin dalla tenera età al rispetto di genere. Io credo che questo evento organizzato a Cantinella nella giornata odierna sicuramente apporterà benefici notevoli nella presa di coscienza del fenomeno e della necessità di rispettare la donna. Un alunno in un componimento ha scritto, e lo riporto perché è una bellissima frase: la donna non si tocca neanche con un fiore, ed è quello che noi vogliamo che da questo convegno esca come consapevolezza da parte di tutti, alunni, docenti e genitori, tutti. L'evento, organizzato dagli organi collegiali di istituto, fa parte di un percorso avviato nei mesi scorsi e ora giunto a conclusione. All'interno di un progetto didattico formativo abbiamo inteso realizzare un percorso che ha visto prima la formazione dei docenti ad opera di esperti in ambito giuridico, sociologico e psicologico e sociale. Successivamente i docenti formati nelle classi con gli alunni hanno provveduto a sviluppare la tematica e gli alunni hanno poi prodotto un elaborato. Una commissione formata da docenti della scuola e da esperti formatori ha provveduto a valutare i migliori componimenti eseguiti dagli alunni e abbiamo inteso premiarli anche con una bella ricca dotazione libraria. Il convegno è stato moderato dal giornalista Franco Maurella, il quale ha sottolineato quanto sia importante una campagna di sensibilizzazione su queste tematiche per le nuove generazioni. Partiamo dalla sensibilizzazione agli eventi, più se ne parla meglio è, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che saranno il futuro, i cittadini del futuro, per cui inculcare sin da subito, no, l'idea della donna che non va rispettata, va tutelata e assolutamente non deve subire alcun tipo di violenza è un aspetto sicuramente positivo. Io nella Sibaritide ci sono stati diversi eventi di cui io mi sono occupato giornalisticamente. Ricordo quello di Villa Pianalido, dove un papà amorosissimo ha accoltellato la moglie giovanissima e la figlioletta di 4 anni. Ricordo l'ultimo caso, quello della ragazza di Nocara, che sembrava avesse trovato l'amore a Viterbo e invece dalle ultime notizie il compagno con cui conviveva ormai da qualche mese è stato indagato per omicidio, perché pare, dalla testimonianza del figlioletto di lui avuto con la prima moglie, pare che sia stato lui a sollevarla di pesa e a lanciarla giù dalle scale. Quindi, come si vede, è un fenomeno che purtroppo non smette di appartenerci anche in questi nostri territori, che pare siano tranquilli e sereni, no? Oasi di pace, e invece purtroppo la dimostrazione dei fatti ci dice che non è così. L'inno di Mameli, cantato dal coro degli alunni, ha coinvolto il pubblico presente in una sala gremita. Dove la vittoria che porta la gloria, che schiava di Roma e di...
I lavori sono stati aperti dal presidente del Consiglio d'Istituto, Antonietta Bruno, che ha relazionato sul tema incentrando l'attenzione in modo particolare sul femminicidio. Sempre più spesso nei notiziari sentiamo dire che la vittima, la donna, aveva più volte denunciato, ma nonostante gli interventi legislativi in materia, quotidianamente assistiamo ad un fenomeno sociale e culturale raccontato da numeri che rappresentano un'emergenza inarrestabile. Il singolo episodio di omicidio di una donna in sé non costituisce e non può essere rappresentato dai media come frutto di delitti passionali o casi eccezionali, magari conseguenza di un raptus improvviso. L'omicidio di una donna in realtà altro non è che l'epilogo di un crescendo di violenza a senso unico. La sezione calabrese, Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, ha affiancato la scuola in tutte le tappe dell'intera progettualità, confermando la necessità di una stretta sinergia tra scuola e famiglia. La figura del docente, così come del genitore, per noi è fondamentale. Noi partiamo da un concetto: chi è l'insegnante? L'insegnante è colui il quale insegna, quindi colui il quale lascia il segno. E laddove alcune tematiche si vivono in famiglia e la famiglia non è in grado di affrontarle per deficit educativi, per deficit sociologici all'interno della famiglia, la scuola può essere la compensazione. Il punto che l'ANFI si propone di realizzare è proprio quello della corretta comunicazione. Chi può supportare la famiglia di cui noi ci occupiamo per tutela se non la scuola? Solo se attraverso il parlare e il comunicare correttamente, attraverso la percezione che l'insegnante ha del proprio allievo, possiamo sperare che i fenomeni vengano prevenuti. Noi siamo avvocati, ma non siamo per la repressione. E non solo, vengano conosciuti, perché l'insegnante ha il potere di carpire negli occhi dell'alunno quello che la mamma o il padre, manchevoli per colpa o per dolo, non possono eventualmente carpire. Relazione attesissima quella tenuta dal generale Luciano Garofano, già comandante del RIS di Parma. Quanto è importante parlare ai giovani di questi fenomeni? Sai, io credo che ogni fenomeno criminale ha una sua poi scelta primaria nel volerlo affrontare e tentare di sconfiggerlo, che è la prevenzione. E la prevenzione significa educazione. Io credo che i fenomeni che riguardano sia la violenza di genere, sia il bullismo, il cyberbullismo, che poi in fondo è una declinazione, no? della violenza di genere, ci stanno trasmettendo un aspetto che mi preoccupa molto, e cioè il fatto che i ragazzi non hanno più quei riferimenti educativi che avevano un tempo. E allora parlare a loro significa soprattutto trasferire la speranza di credere nei genitori, di credere nei docenti, di credere in un presidio, quello genitoriale e quello scolastico, a cui rivolgersi proprio nei momenti della difficoltà, segnalando il prima possibile quegli aspetti, quegli atteggiamenti che poi possono portare a comportamenti, a condotte molto più complesse e molto più anche gravi. Perché credo che poi non c'è da perdersi nel voler dire: ma io non mi devo occupare di questo fenomeno. Tutti siamo coinvolti. Siamo tutti coinvolti a vari livelli. È coinvolto anche il ragazzo che ha vicino il compagno o la compagna e che può sostenere, aiutare, incoraggiarlo, comprenderlo. Quindi direi che la presenza dei ragazzi sia importante, così come è importante quella degli adulti, ovviamente. Volto noto, oggi nelle vesti di consulente della trasmissione Quarto Grado di Rete 4, il generale ha fatto un ampio quadro su come un rapporto possa degenerare e poi diventare un caso di femminicidio. L'aggressore si rende conto che la sta perdendo, quindi è, non tutti, colto da un senso di colpa, dalla paura, si giustifica, promette,
voi donne abboccate, ah sì, ma forse era un momento particolare di stress, qualche cosa che non andava, chiede perdono addirittura, ma poi terribilmente ricomincerà e sarà sempre peggio. Quindi da questo punto di vista attenzione, e attenzione anche ai fattori di rischio. Il primo, la gelosia non è amore, quell'atteggiamento che ti priva delle tue libertà, le libertà di uscire, di vederti con l'amica, di vestire, di andare in discoteca, di fare qualche cosa che sia diverso da uscire con lui, non è amore. Fondamentale la sinergia tra agenzie educative, così come il ruolo degli apparati dello Stato per prevenire e contrastare la degenerazione di tali fenomeni. Io credo che dobbiamo renderci conto che quando è necessario affrontare un fenomeno e contrastarlo, lo si deve fare attraverso un'azione corale, cioè a prescindere da quella che può essere l'appartenenza a un'istituzione piuttosto che un'altra. Noi ci dobbiamo sentire parte di questa squadra, quindi essere parte di questa squadra è credere nel proprio ruolo, però integrandolo al ruolo degli altri, e quindi è questo un altro sforzo che dobbiamo fare, a partire, lo ripeto, dalle due agenzie più importanti, che sono la scuola e la famiglia, che se ci pensa colloquiano sempre meno. Quindi sono d'accordo assolutamente sulla prevenzione, credo che sia l'unica arma a cui dobbiamo puntare, ma è una prevenzione che risente di un impegno superficiale. Tant'è vero che è stato già detto, c'è una crisi nella famiglia, direi c'è una crisi di dialogo tra scuola e famiglia, terribile. Però quando andiamo a parlare con i docenti mi rendo conto di quanto viene sottovalutata quell'opera meritoria, meravigliosa, unica che i nostri docenti ogni giorno fanno riguardo ai nostri ragazzi, con un'attività che purtroppo non è assolutamente riconosciuta, anzi è ormai priva di ogni dignità dal punto di vista del trattamento nei confronti dei docenti. Ma la cosa più grave è che siamo noi per primi a svilirli, noi genitori, perché guarda caso quando capita il giorno del rincontro con i docenti sembra una condanna. Premiazione finale dei giovani studenti che hanno realizzato degli elaborati sul tema della violenza di genere. Per la scuola primaria il primo posto ex aequo è stato vinto da Domenico Bruno del plesso di Fabrizio e da Alessandra Cozzolino del plesso di Cantinella. Il secondo posto da Fabiola Caravetta, il terzo da Luigi Cozzolino, entrambi del plesso di Cantinella. Per la scuola secondaria di primo grado, il primo posto è stato vinto da Francesca Siciliano, del plesso di Cantinella. Il secondo posto da Enza Ciolloro, del plesso di Fabrizio. Il terzo da Ludovica Piluso, del plesso di Cantinella. I premi messi a disposizione da agenti editoriali del territorio sono consistiti in una ricca dotazione libraria. Conosci la violenza di genere, la violenza sulle donne? Cerco di informarmi su internet, che è una cosa che si dovrebbe fare sempre, su qualsiasi tema. Ho parlato soprattutto che una donna non deve essere né maltrattata, ma deve essere amata, rispettata e soprattutto, come dice un vecchio proverbio, la donna non si deve sfiorare nemmeno con un fiore. E ho parlato anche di un accaduto che è successo qua a Corigliano, di Fabiana Luzzi. Mi ha colpito particolarmente perché è stata uccisa per una gelosia, perché il fidanzato non ha accettato che lei lo ha lasciato. Quando l'amore si trasforma in qualcosa di violento, non è amore, non può essere chiamato amore. Quindi io penso che questo tema bisogna essere sempre trattato in tutte le scuole, in tutti gli istituti, ed è una cosa importante. E secondo me è giusto parlarne adesso, già anche nella tenera età, perché sono casi che vanno affrontati sempre, qualsiasi sia l'età, non importa. Ci aiuta a crescere.